Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video test faremo una prova per vedere quale fra questi tre droni, Paro Tanafi, DJI Mavic Air e DJI Tello, è il più silenzioso. Quindi con l'applicazione che misura i dB di questi tre droni vedremo quale tra questi tre vince il premio per il più silenzioso e quale il premio per il più rumoroso. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, prepariamo tutto e facciamo questo test. Ok ragazzi, adesso proviamo a misurare il rumore del Paro Tanafi. Ragazzi, è difficile anche misurargli il suono perché, come avete visto, non mantiene assolutamente la posizione, se ne va in giro avanti, indietro, destra, sinistra. Quindi vabbè, questa è solo una prova del suono e del rumore emesso dal drone, però avete visto com'è l'overing di questo drone, che secondo me Ok ragazzi, adesso proviamo il rumore del DJI Mavic Air. Allora ragazzi, vabbè, questo di sicuro è il suo punto debole, il rumore, quindi paragonato sicuramente agli altri due non ha, diciamo, possibilità di vincere. Però ragazzi, avete visto che come sta fermo questo Mavic Air, veramente è stato facilissimo riprendere il suono emesso, perché rispetto al Paro Tanafi che dovevo corrergli dietro col cellulare per riprenderlo, qua veramente è stato facilissimo. Adesso facciamo l'ultima prova con DJI Tello. Ok ragazzi, adesso facciamo una prova anche con il piccolo DJI Tello e vediamo quanto rumore fa questo piccolo di casa DJI. Ok ragazzi, è stato più facile riprendere il suono da un DJI Tello di 80 grammi perché era molto più stabile del Paro Tanafi. Avete visto come col Paro Tanafi sono dovuto corrergli dietro quasi per il giardino per riuscire a registrare il suono, e col pericolo che poi vada a sbattere, perché comunque non ha sensori, un po' come questo, però almeno questo c'ha il paraeliche. La Tanafi non ha il paraeliche e se ne va in giro, quindi un attimo che va a sbattere magari contro la rete dietro piuttosto che contro alla fotocamera. Il DJI Mavic Air, niente da dire, cioè tanta roba, fermo, immobile, proprio zero. Ma anche questo DJI Tello si è difeso benissimo da quel punto di vista. Il Paro Tanafi veramente una schifezza da quel punto di vista, almeno qua ha fatto così. Ero su un giardino, su un prato, quindi nel senso non è che aveva sotto chissà che terreno strano per cui lui dovesse prendere il riferimento per la stabilizzazione. Quindi ragazzi, adesso tiriamo le conclusioni su qual è il più silenzioso e qual è il più rumoroso tra questi tre droni. Ok ragazzi, avete visto il rumore che fanno questi tre droni quando sono fermi in overing. Pensavo che il Tello potesse vincere a mani basse e invece, cosa veramente scioccante, questo, il Paro Tanafi, riesce a battere pure il Tello. Il Mavic Air ovviamente non è neanche stato in gara perché veramente il suo punto debole è proprio il rumore, però questo Paro Tanafi veramente nel rumore non ha uguali. È arrivato a 77 dB, 79 dB per il Tello e 85 dB per il Mavic Air. Diciamo che questo Paro Tanafi, per essere un drone comunque di non è da 80 grammi come il Tello, un drone già di una certa importanza con una fotocamera che ha una qualità alta, e comunque un drone da 700 euro di prestazioni abbastanza elevate sia nel range di distanza che per il comportamento che ha, emette un suono veramente basso.
Quindi tanto di cappello a parto per il rumore, ma non si può dire la stessa cosa per la stabilizzazione, perché veramente se ne andava dove voleva. Credo che dalla registrazione si sia visto che gli dovevo correre dietro con il microfono del cellulare per registrare il suono, perché non stava fermo, proprio se ne andava in giro. Ed è una cosa che non so se probabilmente non prendeva tutti i satelliti nemmeno, però sono nel giardino, quindi non sono coperto praticamente da niente, quindi non lo so, ma non stava fermo. Quindi dal punto di vista overing e stabilizzazione veramente bocciatissimo, perché a 700 euro deve stare fermo, perché se sta fermo immobile il Tello da 100 euro, cioè lui sta fermo, e avete visto che stava fermo, cioè io gli andavo vicino con il cellulare per registrare i dB che faceva di rumore e lui stava lì fermissimo. Questo, vabbè, manco a dirlo, questo non si muove neanche se c'è su un uragano, probabilmente è veramente veramente fermo, quindi è stato facile. Però fa un rumore esagerato, soprattutto nella sua dimensione, veramente fa tantissimo rumore, ed è secondo me il suo punto debole. Cioè di tutto, diciamo, di quello che si può criticare di questi tre droni, a questo gli si può praticamente criticare solo il rumore, che veramente è una cosa esagerata. Questo secondo me è eccezionale, rumore vabbè bassissimo, sta fermissimo, costa 100 euro, pesa 80 grammi, la fotocamera non è niente male. Non ve la sto a descrivere perché vabbè non è una, diciamo, una recensione di questo drone, però lo conoscete, comunque veramente veramente ottimo, e sta fermo, cioè questo era fermo. Questo è il re incontrastato sicuramente del rumore basso, perché con un rumore basso, con pochi dB, cioè solo 77 dB, veramente un drone di queste dimensioni e con queste caratteristiche, veramente tanto di cappello, però diciamo che forse è meglio un po' più di rumore, ma che stesse fermo, perché correre lì dietro un drone a 700 euro che non sta fermo a 1,5 metri d'altezza, o 1 metro d'altezza, quello che è, veramente non si può proprio vedere una cosa del genere. Quindi ragazzi, iscrivetevi su questo canale per non perdere altri video riguardanti il Parrot Anafi, perché comunque lo metteremo sotto pressione e vedremo le caratteristiche e le sue potenzialità rispetto al Mavic Air, o no, beh, DJI Tello magari anche no, rispetto al Mavic Air. Quindi ragazzi, lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così da non perdervi neanche un video sul Parrot Anafi. Ciao ragazzi!